Buongiorno, oggi è lunedì 2 giugno, festa della Repubblica, sarà una giornata all'insegna della variabilità, cielo sereno. Nella prima parte di questo lunedì sono attese nuvole nel corso del pomeriggio. Questa mattina in regia abbiamo Mohamed Al-Masmoudi, un'occhiata a quello che accade. Questa mattina è intorno alle 6:10 in alta quota, la prima immagine ci porta infatti in Val Senales, l'immagine è oltre i 2800 metri di quota, vedete la neve che riesce a resistere nei primi giorni del mese di giugno. Come la neve resiste anche, vediamo in alta Val Pusteria, questa è la zona di Sesto, sullo sfondo la Croda Rossa, vedete uno scenario non proprio estivo. Diamo un'occhiata allora alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Oggi la stampa in lingua tedesca rispetta la festività, la festa della Repubblica. Andiamo un'occhiata allora all'apertura del quotidiano Alto Adige, grande spazio all'intervento di ieri del Presidente del Consiglio Matteo Renzi al Festival dell'Economia. Renzi che dice va sbloccata l'Italia. Presente anche Marchionne, numero uno di Fiat, e dice ora rilancio l'Alfa Romeo. Per quanto riguarda la cronaca altoatesina, lo sport in primo piano, Alto Adige, il cuore non basta, la Pro Vercelli espugna il Druso per 1-0, sabato il ritorno, ma le speranze non sono perse. La cronaca che arriva dal vicino Trentino con il quotidiano L'Adige, Renzi dice sblocco l'Italia, un decreto per realizzare opere ferme da 40 anni, ovviamente il Festival dell'Economia in primo piano, show del Presidente in un auditorium stracolmo in fila per vedere il Presidente del Consiglio fin dalle 6:30 della mattina. La cronaca a livello nazionale con il Corriere della Sera, lo sciopero che divide la RAI. Prime defezioni nel fronte anti-tagli. Anche su questo è intervenuto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, dice la protesta è umiliante. Se l'annunciavo prima, prendevo il 42% dei voti. Questa è la frase pronunciata proprio nel corso del Festival dell'Economia. Ancora la cronaca, la lista di Prandelli per il Mondiale in Brasile. Nei 23 non c'è Rossi, ci mancherà. Ci si occupa di fisco, cambia il catasto, il piano sblocca Italia per far ripartire le opere. Poi la festa della Repubblica, i militari si affidano ai metronotte, la difesa appalta la sicurezza per le tribune della parata. La cronaca economica con il Corriere Economia, una serie di consigli, tasse e casa nel labirinto Tasi e IMU, come orientarsi e come pagare di meno. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, semplificazioni, il fisco rilancia con 30 obiettivi in agenda, dichiarazioni precompilate e taglio agli adempimenti. Torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il taglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige, oltre alla Festival dell'Economia di ieri a Trento con i big in campo. Ci si occupa, abbiamo visto, della delusione del Südtirol che è riuscito a subire una sconfitta in casa al Druso. Ci si occupa anche di deregulation, SOS dei biologi, Arno attento al paesaggio, grandi opere in tempi di magra, stop ai progetti per i lavori pubblici e poi ubriachi la guida via una patente ogni 3 giorni. E l'incidente al casello di Vipiteno, l'incidente che spopola in rete tantissimi coloro che vanno a vedere su internet le immagini che abbiamo visto sia nel corso del nostro telegiornale sia sul nostro sito goinfo.it. Diamo un'occhiata allora al dettaglio delle notizie. Festival dell'Economia a Trento, Renzi dice così sblocco l'Italia. Sindaci, spiegatemi quali opere sono ferme, dobbiamo ripartire, bisogna ridare fiducia. Tutti lo chiamano Matteo e cercano la stretta di mano. Arriva in ritardo, ma raccoglie solo applausi. Fronza dice mi convince, ha un'anima. E poi il presidente si accorda per un incontro fra 15 giorni con il presidente della provincia di Trento, Rossi. L'incontro avverrà a Roma. Interviene anche Marchionne ieri al Festival dell'Economia per dire rilancio l'Alfa e batto i tedeschi. Marchionne al Teatro Sociale ha parlato di presente e futuro. Entro il 2018 tutti i lavoratori occupati, le fabbriche saranno in attivo. Torniamo alla cronaca della provincia di Bolzano con i lavori pubblici, stop a nuovi progetti. Tomasini, l'assessore competente, dice abbiamo già un elenco da 1 miliardo e 300 milioni di euro da smaltire per i prossimi anni. La statale 12, il polo bibliotecario e le scuole sono nella lista. I biologi dicono così si distrugge il paesaggio. Appello delle associazioni alla provincia perché riveda il decreto che elimina la burocrazia per i piccoli interventi. Matteo Renzi ieri è atterrato all'aeroporto di Bolzano. La consigliera Elena Artioli si è recata a salutare il presidente del Consiglio, il Premier, poi insieme ai militanti del Partito Democratico. La brutta notizia, la tragedia di Serafino, fatalità o malore, sappiamo è stato ritrovato il corpo di Serafino Baldessari, scomparso da alcuni giorni. Gli inquirenti hanno escluso aggressioni oppure tentativi di rapina.
È stato riconosciuto dal figlio nel giaccone, aveva i documenti. Ancora sempre con la cronaca, i musicisti contro il sindaco di Bolzano Spagnolli, apre i bar solo per il calcio, nel mirino la deroga che permette di trasmettere fino all'alba le partite dell'Italia, sappiamo ai mondiali in Brasile, a noi invece, dicono i musicisti, ha messo il silenziatore. Chiudiamo con la cronaca che arriva da Merano, gli stranieri della Consulta, il comune ci ignora, il presidente Bazamba dice ci sono sempre più immigrati, bisogna tenere conto di queste persone, tra gli esempi negativi la mancata collaborazione con l'assessorato alla scuola. E diamo un'occhiata al calcio con il Südtirol, sappiamo per l'Alto Adige una distrazione fatale, sconfitta di misura al Druso 1-0 contro la Pro Vercelli in casa. Un errore in difesa, la Pro Vercelli è riuscita a segnare, ma sabato in Piemonte la rimonta per la Serie B sarà ancora possibile. Rastelli dice: abbiamo perso solo una battaglia. Il DS Luca Piazzi interviene: il risultato non giusto, ma sabato possiamo giocarcela. Diamo un'occhiata anche al dettaglio che arriva dal Trentino con il Festival dell'Economia, i big presenti nel capoluogo della provincia di Trento, ripartire Renzi e lo sblocca Italia, un decreto entro luglio per realizzare opere che sono ferme da 40 anni per colpa della burocrazia. L'appuntamento era alle 10, ma alle 8 e un quarto i biglietti erano già esauriti, c'è chi si è messo in fila addirittura alle 6:30. Adesso vi facciamo vedere la foto di Piazza Duomo gremita per seguire l'intervento di Renzi su un maxi schermo, politici a tempo e via tutti i corrotti. Renzi torna a rottamatore, incalza l'Unione Europea, punti sul lavoro, il popolo di Matteo, ecco la fila fin dalle 6:30 fuori dal teatro, siamo con te, ma ora non ci deludere, c'è chi si è presentato all'alba per la vera sicurezza di poter vedere il Presidente del Consiglio da vicino. Chiudiamo con le parole di Marchionne, sempre ospite al Festival dell'Economia di Trento, sull'Alfa in Italia investiamo 5 miliardi, mercato auto europeo in crisi, sfidiamo i tedeschi in Cina e negli Stati Uniti, centro ricerche Fiat di Trento, parte del piano di crescita, sono bravissimi ragazzi. È tutto anche per la cronaca che arriva dal vicino Trentino. Io vi ricordo uno dei tanti appuntamenti che interessa la nostra programmazione, una programmazione congiunta, quella di Video 33 ed SDF. Sappiamo che è cambiata la programmazione per 2M quadrato, la nostra trasmissione di 4-5 minuti in forma bilingue. Si va in onda anche nella giornata di lunedì, cioè questa mattina, fino alle prime repliche della nostra rassegna stampa. E poi 2M al quadrato torna nella giornata di mercoledì, sempre dopo i telegiornali. C'è anche un sito internet 2m2.tv/it/die a seconda della lingua che volete scegliere, cioè la lingua italiana oppure la lingua tedesca. Noi ora ci fermiamo qualche istante, poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nella giornata di oggi e nei prossimi giorni. Benvenuti da Überbacher, abilità manuale, materie prime di qualità e i migliori ingredienti locali nelle sue 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena. L'azienda familiare di Lyon offre ai suoi clienti il miglior pane fresco, mezzelune e canederli fatte in casa, una vasta scelta di torte fatte in casa anche personalizzate con foto, meravigliose prelibatezze e le più dolci fantasie. Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Pancetta affumicata Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Come sempre diamo un'occhiata ad alcune webcam che ci arrivano dalla provincia di Bolzano. La nostra abitudine è andare a vedere qual è la situazione questa mattina intorno alle 6:10 all'imbocco della Val Venosta. Siamo come sempre nella zona dell'abitato di Foresta, vedete le prime luci dell'alba. Ci spostiamo anche verso la città di Merano.
Io vi ricordo che grazie alla collaborazione con gli esperti svizzeri di Ubimet e Meteo News potremo vedere tra qualche istante qual è stata l'evoluzione delle condizioni meteo sulla provincia di Bolzano, sul nord Italia, sull'Europa centrale nel suo complesso, la conferma di quello che ci attende per la giornata di oggi, cioè alternanza di cielo sereno e nuvole, per andare a vedere che appunto nella seconda parte di questo lunedì arriveranno nuvole con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Diamo un'occhiata alla grafica per capire quello che ci attende sia nella mattinata sia nel pomeriggio. Temperature minime e temperature massime in linea con gli ultimi giorni. Vedete l'arrivo delle nuvole nel pomeriggio con probabili precipitazioni. Gli aggiornamenti di queste previsioni del tempo sono a vostra disposizione sia su Facebook, Alto Adige Meteo, sia come sempre all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. L'indirizzo del nostro sito lo conoscete, www.video33.it. A vostra disposizione, oltre a questa rassegna stampa, anche le varie edizioni dei nostri telegiornali, degli appuntamenti con informazione nella Mediateca Online, i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. Io vi lascio come sempre all'agenda di questo lunedì, seguirà poi l'oroscopo. Vi auguro quindi un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 2 giugno, Teatro Shrek di Tant, Sala Parrocchiale Termeno, ore 20:30. Film Derlezze, Mensch, Stazione, Caldaro, ore 20:30. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. Ariete, le cose non sono andate come previsto e quello che sembrava un esito certo potrebbe diventare assai più aleatorio. La delusione sarà inevitabile. Toro, ciò che agli occhi di qualcuno potrebbe sembrare arroganza, per voi è semplicemente sicurezza di sé e dei propri mezzi. Gemelli, sarete assai stupiti per l'inattesa comparsa sulla scena di un vecchio amico. In realtà non vi è nulla di casuale in questo ritorno. Cancro, non essere i primi oggi potrebbe rivelarsi una fortuna. Non abbiate fretta di invidiare chi vi ha superato. Leone, sarà importante oggi seguire le istruzioni alla lettera, soprattutto se vi troverete a lavorare con persone che hanno molta più esperienza di voi. Vergine, da tempo state giocando a nascondino con una persona, ma un evento imprevisto vi indurrà a chiedervi che cosa state facendo. Bilancia, tenterete un esperimento che vi riuscirà magnificamente, sarete talmente soddisfatti da volerlo ripetere una seconda e persino una terza volta. Scorpione, ricordate che non è mai detta l'ultima parola e che le cose possono cambiare improvvisamente, non date nulla per scontato. Sagittario, le cose più facili saranno anche le più importanti oggi, non sottovalutate ciò che in genere tendete a considerare trascurabile. Capricorno, spesso capita che diate il meglio di voi quando siete sotto pressione, oggi avrete più di un'occasione per dimostrarlo. Acquario, vi siete cacciati in una situazione piuttosto incresciosa, ma più vi agiterete per uscirne, più peggiorerete le cose. Pesci, è inevitabile che perdiate la pazienza con chi non fa le cose che gli dite di fare come e quando dovrebbe, evitate però di dare in escandescenze.